perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! E benvenuti in questo settimo episodio della Extreme Crazy Locker Pokémon Bianco 2, ragazzi. Nello scorso episodio abbiamo affrontato il capopalestra Artemisio nonché Acromio, riscontrando una certa difficoltà a proseguire. In sintesi, ci stavano sparando il culo e di conseguenza, ragazzi, ho allenato tutti i Pokémon fino al livello 27. Ma cosa più importante, abbiamo Mankey che è quasi a livello 28. E sapete questo cosa vuol dire? Ve lo dico io: evoluzione Cristo randomizzata. Quindi, ragazzi, per questa evoluzione che andrete a vedere, spacchiamo il tasto mi piace, proviamo a raggiungere i 250 like, anche perché questa serie sta, diciamo, è bullizzata da YouTube, che continuano a mandarla in feed e la sfancula. Quindi proviamo noi, con la forza interiore del divino merda, a creare un bug di YouTube per il quale questa serie vada benissimo. Quindi mi raccomando, spaccate il tasto mi piace, perché adesso, ragazzi, assisteremo all'evoluzione del nostro Mankey, che potrebbe diventare un grandissimo Pokémon, come potrebbe praticamente rovinarsi l'esistenza. Intanto non trovo i selvatici. Questa cosa mi altera già a un minuto dall'inizio del video. Ah, esattamente. Altra cosa, ho scoperto, ragazzi, che il nostro Mincio, ossia Skitty, si evolve tramite pietra lunare. La pietra lunare, che io non so dove trovare in questo gioco. Sta di fatto che allenarlo fino al 28 sarebbe stato uno spreco, perché sarebbe morto. Quindi lo tengo nel box per qualsiasi evenienza. Detto ciò, Mankey, come cazzo ti chiami? Ti prego, la bevuta divina, quest'acqua è stata benedetta dalla divinità, so che mi porterà fortuna. Che schifo. Che merda cataclismatica. Fatemi vedere un attimo cos'è sto coso. Allora, tipo acqua e non ha statistiche decenti. Cioè, oddio, è buono in difesa, però minchia, 33 d'attacco fisico. C'è una scoreggina d'attacco fisico. C'hai, zio, fai schifo. No, dai, mi ha rovinato un Pokémon. Mi hanno rovinato un Pokémon, che vita. No, tu mi affronti, levati di culo per piacere. Via. Ok, ragazzi, dopo questo fallimento di evoluzione, andiamo avanti. Allora, io non so effettivamente qua che cosa succeda, non ne ho idea. Voi siete tutti allenatori? Sì, perfetto, interessante. Quindi direi di affrontarli, ragazzi. Andiamo a vedere un attimo che cosa ci servirà al futuro. Esteban, perfetto, abbiamo qua un transessuale della zona pronto ad affrontarci. Vai, John Frog, è il tuo momento. Ricordiamo, ragazzi, che nello scorso episodio, tra l'altro, non l'ho detto, abbiamo ottenuto una nuova forma di John Frog. In questa serie, ragazzi, John Frog ci sta sottoponendo a un percorso spirituale per raggiungere l'eccellenza. E l'eccellenza la raggiungeremo una volta che la sua catena evolutiva si sarà conclusa nel Pokémon divino. Io giuro, ragazzi, che se dovesse veramente succedere che cazzo è sta roba? Io, raga, non l'ho mai vista sta cosa. Ho giocato a Nero 2, su Nero 2 non c'erano ste cose. Comunque, in ogni caso, dicevo che, ragazzi, il nostro mitico John Frog arriverà un giorno a consegnarci l'evoluzione definitiva. Tua madre zoccola. Grazie, ci voleva tanto. Olè, perfetto, affrontami, donna, per piacere. Fammi vedere di cosa sei capace, vai. Poeta, Swadloon, olè. Raga, Swadloon è stato il mio primo shiny, piccola curiosità. E a tal proposito, probabilmente la DDG a sto punto sarà: qual è stato il vostro primo shiny? Bene, mi si era bloccata la Roma a caso. Ok, perfetto, attacco d'ala no. Ok, perfetto, mega assorbimento sì. Ok, perfetto. Oh, quanto t'ho fatto, madonna, in teoria non dovrebbe far così male sto mega assorbimento. Ok, perfetto, raga, meno male che questo John Frog c'ha le difese di Cristo. Cioè, veramente le difese di Cristo. Olè, perfetto, Swadloon a casa. Quasi livello 28 per John Frog. La randomizzazione, quella bella, però. La randomizzazione, quella bella. Cosa è ciò? È avvolto da una luce, tipo la luce di Dio, perché sei morto, caro mio. Quindi, via, perfetto, a casa. Tra l'altro,
Non vorrei sparare una stronzata, ma forse avevi un tipo di... Vabbè, dettagli, via, 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 non ci facciamo troppe domande. Che già questa zona qua, io, raga, non so cosa sia, non l'ho mai vista. E quindi proverò a esplorarla un pochino perché sono sinceramente curioso. Mi hai commosso, non sapevo, ragazzi, veramente, non avevo idea dell'esistenza di sta zona. Tu che cazzo servi? Cioè, hai un'utilità? Ah! Cioè, tu sei trincerata qua? E devi aspettare me, coglione, per affrontarmi. Cristina Pescatore. E manda giustamente Spindarag, il Pokémon del Rocket. Hashtag Rocket nei commenti. Raga, riportiamo, facciamo il revival del Luke. Mamma mia. Che uomo, signori. Che uomo. Forza antica, vediamo di ucciderlo. Non ha funzionato come avrebbe dovuto. Allora, se non ha funzionato forza antica, vorrà dire che... Non ne ho idea, dai, per piacere, vedi di morire. Ok, perfetto. La tattica migliore è sparare mosse a caso. Tra l'altro, John Frog, ora che ti stai allenando un po' troppo, direi di mettere davanti Change. E poi, ragazzi, proviamo la nuova forma di Mankey. Cioè, l'evoluzione tristissima di Mankey. Oh, qua mi puzza tanto di... strumento nascosto, perfetto. Io non so veramente capire quando ci sono gli strumenti nascosti e quando no. Oh, a proposito, dai, vieni qua, Bacca Pera. Uno ci spera anche, no? Tra l'altro qua dentro mi sa che non sono entrato io. No, infatti. Strumento. Raga, gli strumenti sono indispensabili in sto gioco. Vuole scambiare il mio Cottony con un Pokémon che non ho? Ok, va bene. Bacca pesca, perfetto, niente da fare. Solo bacche in questa serie. È tornata la maledizione delle bacche, ci piace così. Ho scoperto che praticamente quando randomizzi gli strumenti 90% sono bacche, perché non mi succede solo in sta ROM. Porygon 2, perfetto, eccolo qua. Vai Drapion, uccidilo, stupralo, annegalo nel veleno. Si potrà annegare qualcuno nel veleno? O muore prima perché beve veleno? Sarebbe interessante da scoprire, effettivamente. Cioè, in realtà no, non sarebbe interessante. Sarebbe solo macabro e brutto e da ricovero maniacale. Però, energisfera. Dai, l'avete fatto apposta. Allora, via di qui, perfetto. Tra l'altro, ragazzi, ovviamente oggi ci sarà anche una bella cattura da fare, molto probabilmente. Perché, allora, ok, noi intanto siamo arrivati a Sciroccopoli. Però io non voglio andare a Sciroccopoli per il momento. Perché, ragazzi, abbiamo due... una bella cattura, o forse due, non mi ricordo. O una o due catture da eseguire nel percorso e nei percorsi che si trovano alla nostra sinistra. Quindi direi che ci avviamo. Abbiamo qui tutti dei poeti, ragazzi. Il deserto dei poeti, potrebbe chiamarsi così questo episodio. Ma devo fare più clickbait e quindi non si chiamerà così. Ora, vai di Pirolancio. No, non è vero, se non sbaglio Namel era di tipo spettro. Mi sa che ho fatto una stronzata cataclismatica. Ho sparato una stronzata cataclismatica nel dire che avevo sparato una stronzata cataclismatica nel dire che era di tipo spettro. Muori, grazie, grazie Tempesta, raga, la Tempesta nostra alleata. Vai Remoraide, perfetto, un pesce lo chiamavano a Napoli, vento gelato, muori, grazie. Attacca lite, guarda, l'unica lite che ti tiro è quella veramente tra te e Tuma, perché, cioè, grazie, perfetto, a casa. Kim Poet, perfetto, ma chi? Cioè, penso di averla già fatta sta battuta, però, dettagli, dai, affrontami. Sarò sincero, ci sono rimasto male. Ok, questo è il deserto della quiete. Ora, la mia domanda è... questo è deserto della quiete. Quello dopo è sempre deserto della quiete. Non mi ricordo, voi due mi sfidate. No, siete inutili. Il deserto della quiete è immenso e popolato da Pokémon fortissimi che sicuramente saranno randomizzati in Spinda. Ok, ragazzi, direi di entrare qua dentro e di farla qui la cattura. Perché, ok, è sempre deserto della quiete. Non so, mi ispira di più. Allora, Pokémon signori dovremmo avercene. Spero, prego, non lo so. In teoria, sì. Sì, dai, non penso, non si è messi male. Abbiamo una Ultra Ball. Non so se mi conviene effettivamente. Forse ha più senso che io vada a Sciroccopoli, prendo le Ultra Ball e poi facciamo la cattura. Però devo stare attento a non beccare. Non beccare Pokémon! Ok, perfetto, ci siamo capiti. Evita. Ok, perfetto, ragazzi. Allora, tra l'altro, forse non ho esplorato effettivamente tutta sta zona, oppure sì, non lo so, non ne ho idea. Direi di andare verso Sciroccopoli a questo punto, raga, così almeno possiamo fare la nostra bellissima cattura con le nostre... Facciamo una bella cosa. Tagliamo sto pezzo. Qual è la tua frase favorita?
Rochet. Rochet. Ok, perfetto, devo scegliere le parole, quindi facciamo qualcosa di molto family friendly, quindi... Potete chiamarmi... Ah! Bene, chiedo venia, ma questa parte qua era degna di essere saltata. Ok, ora non ricordo se si deve svolgere qualcosa di particolare in sta zona. Ok, poi facciamo la sfida anche contro i capi metro. Però prima direi di andare al centro Pokémon di Sciroccopoli, parlare con la infermiera Joy, che infermiera mi è venuta fuori, prendere le Pokéball e andare ad esplorare il deserto della quiete barra castello sepolto. Penso che si possa entrare nel castello sepolto, però non ricordo effettivamente. Ah, tra l'altro non posso prendere. Ah, ma le avevo un bel po' di Megaball e allora ho perso un po' di tempo. Vabbè, dettagli ragazzi, tanto avrei dovuto comunque farla sta strada. Quindi dettagli, via. Torniamo verso il deserto della quiete per fare le nostre catture. Ovviamente ragazzi, poi non farò le catture nei percorsi adiacenti a Sciroccopoli, perché quelle spetteranno al prossimo episodio. Detto ciò, andiamo fuori da questa galleria, che in realtà ragazzi è molto utile, però sapete com'è, in una Nuzlocke la evito volentieri. La cattura sul percorso 4 l'abbiamo già fatta. Siamo qui però ragazzi al deserto della quiete e io spero di trovare un altro Pokémon che si evolva, perché ragazzi vorrei ottenere... Oh, fermi, trovato! Dai! Dimmi che non ti evolvi con la pietra foglia. Dimmi che non ti evolvi con la Cristo pietra... No raga, si evolve con la pietra foglia, me lo sento. Si evolve con la pietra foglia. Allora, potrei provare a mandare John Frog con mega assorbimento. Mi sa che si evolve con la pietra questo. Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. C'ho paura a controllare. C'ho seriamente paura a controllare. Che poi voi lo saprete già, no? Cioè voi lo sapete già perché vedete il video, però io non posso controllare adesso. Cazzo, la tempesta di sabbia, devo muovermi a prenderlo. Non lo so, dai, una Mega Ball dovrebbe bastare per prenderti, no? Sei un Petilil di merda. Tra l'altro come ti chiamo a te, cioè non lo so. Potrei anche chiamarlo come avevo chiamato il mio Lilligant in Insurgence, però tanto poi cambia nome. Pokémon radice di tipo volante, raga. Hashtag radice volante nei commenti. Ok, perfetto, come potrei chiamarti? Non lo so, ti chiamo... Come ti chiamo? Un Petilil, sei un Pokémon radice. Ti chiamo... Una radice, quindi qualcosa che succhia il minerale, una radice. Una radice, sei radicato, tipo... Una radice, un pezzo di... Un albero, una foresta, lo chiamo foresta, lo chiamo Amazon, che ne so, Amazon. Cioè, che non è il sito di compravendita, è semplicemente Amazon, certo. È la Amazoni, la foresta di Amazoni. Amazon, perfetto, spero si scriva così, non ne ho idea. Ho paura di sapere se ti evolvi con la pietra oppure no, veramente, penso di poter morire se ti evolvessi con la pietra. Potrei anche andare a controllare fuori parte adesso volendo, però non ho voglia di tagliare. Quindi direi di proseguire e andare verso la prossima cattura ragazzi, che si terrà sempre se è visitabile al castello sepolto. Io ora non ricordo se il castello sepolto in questo gioco è accessibile o meno. Comunque direi anche di affrontare un po' di allenatori, in particolare questi in particolare. Oggi raga ho un problema con le vocali, sono ritardato con le vocali, chiedo venia e sto sudando, è dicembre e sto sudando, fa caldo in casa mia, Cristo Dio, fa caldo, vento gelato, aerosoio, aia, ok per... Devo stare zitto, ok dai perfetto muori, gentilmente, no niente da fare, oh la velocità diminuisce, dai che se la velocità diminuisce ho qualche speranza di attaccare per primo. Signori,
Signori, ma che giocatore di Pokémon non sono? Ma che giocatore di Pokémon non sono? Grazie, donna, curami Pokémon. Tu, se non sbaglio, mi dai uno strumento utile. Ah, tra l'altro, qui in zona dovrebbero esserci degli strumenti utili, se non ricordo male. Allora, direi di affrontare magari un po' di allenatori, non tutti, perché altrimenti non finiamo più. E ci terrei anche ad affrontare i capi metro, perché è figo, raga. Botanico! Cioè, un botanico nel deserto, dove la pianta più vicina è... E potrei fare Black Humor, devo trattenermi a non farlo. Non fare Black Humor. Ok. Dove la pianta più vicina è un Maractus. Ok. Ho trovato un paragone migliore del Black Humor. Localizza. Muori per piacere. Via, a casa. No. No, Sidra. No, sì, tra l'altro un Sidra. Sidratato. Cioè, disidratato. Perché in un deserto, capito? No, un cavalluccio di mare in un deserto non è che ci azzecca perfettamente. Baccafrago. Rtempo. Cioè, è la bacca di Dialga questa. Prendiamo questo strumento per piacere. Lastra fiele, perfetto. È una lastra fedele lei comunque. Oppure è semplicemente avvelenata. Come chi ti è fedele e poi ti avvelena. Muori. Tra l'altro qua si chiamano tutti Christine. Sarà la quinta Christine. C'è stato un boom di nascite e andava di moda il nome Christine. Spiegami. Veleno denti, aia. Guarda che io me lo sentivo su per il culo il veleno. Me lo sentivo lì il veleno. Dai, aeroassalto, veleno denti, no, stai fermo, aeroassalto, muori. Perché sto cono gelato che ha tre catene al collo non muore subito, citando il nostro amico Tony F che viaggia per la regione insieme a noi? Allora, fermi, facciamo una bella cosa. Se tu t'azzardi a uccidermi col veleno, giuro che ti faccio far la fine di Zeno. Questa con una rima bellissima, raga. Fatemi un applauso, vi prego. Allora, fermi un attimo. Curiamoci Primplup. Ciao, John Frog, che stavo bestemmiando, raga. Curiamoci John Frog. Mettiamo davanti il nostro Mankey deturpato dei suoi beni. E vediamo un attimo cosa è in grado di fare. Dai, ma veramente il mio Mankey è diventato un Maitina. Ma che tristezza. Che vita brutta, raga, veramente. Oh, le strumento. Lastra Geo, ma che cazzo, c'è passato Arceus che ha fatto la cacca e ha creato le lastre in sto deserto. Che è il deserto delle lastre, altro che il deserto della quiete. Vai, vediamo un po' cosa riesce a fare quest'uomo. Jessica, sei proprio tu, guarda. Jessica, raga. Jessica Nigri, è lei, raga. Abbiamo pure una porno attrice da mettere nei tag. Perché più cosa volevo di più da questo episodio, solo io lo so. Allora, velocità diminuisce, ma tu devi morire. Non sei morto? Ma dai, guarda quanto toglie morso. Prima con Mankey lo shottavo sto coso. Il lato positivo è che ha delle buone difese, ma Cristo Dio, con delle buone difese solo mosse d'attacco non si va da nessuna parte. Messaggio Sug, che sarà suggerimento, suggellato, soggiogato, non lo so, un cane. Un cane, io devo camminare per le strade e trovare un cane, che poi strade, minchia, siamo in un deserto, capirai. Dai. Soffochiamo le sofferenze nell'alcol. Questa è vodka. Scherzo, family friendly, è acqua frizzante. È acqua... Dolomiti. Dolomiti. No, non mi hanno pagato, nel caso se stessi chiedendo. Allora, perfetto. Riassunto della situazione. Mankey fa schifo. Scusami, aspetta. Adesso io però mi sto chiedendo, raga, quanto è lento quest'uomo? Porca di quella, aumenta la velocità se c'è un problema di stalto. Minchia, perfetto, con la bruciatura si è visto, cazzo, Speedy Gonzales lo chiamavano. Oh, sì, questo qua è la torre, sì, la torre Miraggio, lo so, grazie. Tu, oh, buongiorno signor viaggiatore. Viaggio per il mondo alla ricerca di un posto tutto mio. Tu l'hai trovato, sì, il posto di Block. Vai, forza, affrontami, che dopo sta cagata qua ho bisogno di riprendermi. Una balena nel deserto, ci piace questo qua. Spielberg, se mi stai ascoltando puoi farci un film. Una balena nel deserto. L'acerboso, ok, perfetto. Il lato positivo è che ho delle buone difese. Quanto cazzo t'ho fatto con pietra taglio non molto efficace? Ok, che era brutto colpo, però, Cristo Dio, c'è le difese di una nocciolina. Cioè, che cos'è? Via, a casa, è stato un piacere anche per me. Ho perso, mi spiace. Allora, fermi, fatemi capire se è visitabile sto posto. No, è a sto giro il castello sepolto. È effettivamente sepolto, mi sa.
O forse si può entrare. Raga, non me lo ricordo se si può entrare o no. Eevee, perfetto. Mandiamolo a casa subito perché qua nel deserto un Eevee proprio c'è zecca zero. In realtà ci azzeccherebbe perché se non sbaglio Eevee è ispirato al Fennec, che è la stessa ispirazione di Fennec nel caso ve lo stesse chiedendo, che è per l'appunto una volpe che dovrebbe abitare il deserto. Però ha una peculiarità, ossia che è in grado di adattarsi a più ambienti, quindi da qui dovrebbe venire fuori in teoria la capacità di Eevee di evolversi in tot Pokémon. Detta sta stronzata, torniamo alla nostra ignoranza, perché in questa serie le cose serie sono stronzate, le stronzate sono cose serie. Perfetto, che classe allenatore eri tu che non ho letto e forse è meglio così? Braccio antico? Cazzo è, ho trovato il rimasuglio di uno zombie. Che cazzo è il braccio antico? Cioè, che in realtà lo so cos'è, forse. Però braccio antico. Ah, è un braccialetto, ok, perfetto. Così avvisa. Era molto misunderstanding sta cosa, però parliamone, cioè. Sai che sarà l'ultima cosa che farò in una Nuzlocke, vero? Ok, no, sì, si può entrare, perfetto. Abbiamo un'altra. Guardalo, Arceus, che fa la cacca nel deserto. Guardalo, incredibile. Allora, mi sto chiedendo se non ci fosse un altro strumento. Oh, tu eri utile, forse. Sei la seconda persona che si è degnata di rivolgermi la parola. Ok, perfetto. Il primo, per inciso, è l'allenatore di Pokémon Nero. Detto ciò, possiamo proseguire, perfetto. Detto ciò, possiamo proseguire. Creepy Stories 18-51 24 dicembre. Sì, sto registrando la vigilia di Natale. Perché? Perché sono a casa da solo e c'ho voglia, raga. Non odiatemi, io la vigilia di Natale sono nordico. Non la festeggio, almeno non presto. È ancora presto per quanto mi riguarda. E quindi io non posso avere delle difficoltà millenarie ad uccidere un Jigglypuff. Non posso avere delle difficoltà che rasentano il comico per uccidere una pallina rosa che manco i chewing gum. Quindi se muori mi fai gelo lancia, ma sei uno spartano che è andato al polo nord, muori. Mi gira troppo il cazzo che Mankey è andato a fanculo così, che è diventato una minchia di iena con il Parkinson. Una iena con il Parkinson. Il lato positivo è che almeno regge sto stronzo, ma dai. Poi di tipo acqua. Gesù, tentenna. Pure tentennare. Ma Mankey, perché ti sei rovinato così? La droga t'ha fatto male, figliolo. Bello inverti volte che fallisce. Mi sa che c'ha la precisione di un cavolo. Di un cavolo, proprio la verdura, letteralmente. Aia, muori. C'ha un fetish con le bruciature. C'è un fetish con le bruciature. Gli piace essere bruciato. Gli piacciono le cose hot. Perfetto. Se vuoi c'è una troia hot a 3,8 km. L'ho letto prima sui siti. Quelli belli però di siti. Allora, detto ciò, buttiamoci qua dentro e preghiamo. Castello sepolto. Tra l'altro, se non sbaglio, è visitabile il castello sepolto in sta gen. Non vorrei sparare una minchiata. Io non avevo calcolato che tu mi avresti affrontato. Io ti giuro, zio, non avevo calcolato che mi avresti affrontato. Eevee, c'è stata la svendita al Carrefour degli Eevee, perfetto. C'è stato il 3x2 sugli Eevee. Ci piace, beccata, muori. Guarda, beccata. 150 di potenza, super efficace contro un Eevee, non l'ho shottato. Mi viene, Cristo Dio, da piangere. Mi viene davvero da piangere. Tra l'altro, se non ricordo male, no, ok, non è visitabile da questa parte, però poi si potrà visitare i sotterranei passando da un cunicolo che hanno creato gli Becciopoli, nel quale tra l'altro, Uxi, Dio Cristo, si potrà catturare, a proposito di leggendari, Volcarona, che se non sbaglio dovrei aver randomizzato. Quindi in teoria mi verrebbe fuori un altro Pokémon lì, che ovviamente non potremo catturare perché la cattura voglio farla adesso, però andremo comunque a vederlo per sfizio perché ci divertiamo. Aspetta, morso non è efficace, quindi vuol dire che sei di tipo buio. Quindi vuol dire che non posso farti una sega. Interessante. Aia. Aia, mi hai fatto malissimo. Aia, aia, aia. Cazzo, tenaglia, ma tenaglia non posso fuggire. Mankey. Mankey, uccidilo. Ok, ha fallito. Meno male che Crystal Colpo c'è la sua utilità. Meno male che Crystal Colpo mi ha salvato. Però Mankey sei diventato troppo scarso, no.
Ho appena fatto un miracolo divino con sto Pokémon. Oh, che palle, raga, dammi sto strumento. Sostituto, sì, datemi un sostituto, vi prego, al posto di Mankey, non posso farcela. Dai, mi ero quasi affezionato a quel Pokémon. Tra l'altro, aspettate, voglio fare una cosa, voglio scendere di qua perché ci sono gli strumenti. A sto punto i capi metro, non so se conviene farli adesso, non c'erano gli strumenti. Sono un ritardato cronico. Detto ciò, dai, affrontiamo anche quest'uomo che è un tranquillo. Mi dice di stare tranquillo, ma io tranquillo non sono, perché ho appena perso uno dei miei migliori Pokémon. Perché sì, di fatto è perso quel Pokémon, raga, parliamone, cioè. Allora, fermo, non volevo fare sta mossa, infatti non ti ho fatto niente. Vampa Gelida, adesso ti ammazzo la vita con Aeroassalto. Via, vai a casa, grazie, perfetto. Vampa Gelida, l'unica cosa gelida adesso è il suo cadavere, raga, perfetto. Ma io vorrei fare la mia cattura qua, se permettete, cioè. Hashtag creepy ritardato nei commenti. Lo so, è il terzo hashtag che vi faccio fare, però è doveroso, dopo aver visto sta boiata. Mi fate fare la mia cattura, grazie, ti prego, non ne ho trovato uno decente per tutta la sera. Non lo catturerò. Mai. Non lo catturerò. Mai. Spiegatemi come faccio a catturare un Entei. Spiegatemelo, perché io non lo so. Raga, Velox Ball. Così a caso. Così a caso. Allora, le scorse Crazy Lock di leggendari ne ho presi, va detto. Solo che a sto giro non mi sento molto in vena. Non mi sento molto in vena. Però, magari, sapete, no, il miracolo, Gesù viene giù e mi bacia i piedini. Sapete, no, sta per nascere, è Natale, quindi magari. Oh, raga, abbiamo qualche speranza. Abbiamo qualche speranza di catturare un leggendario nel team. Sarebbe, oltre che un clickbait incredibile, una cosa assurda. Oh, siamo già a 3 giri, mi sta venendo da piangere con la Mega Ball. Questo vuol dire che se ti tiro una Pokéball. Raga, se lo prendo con la Pokéball voglio 100.000 mi piace. No, 100.000 no perché non li raggiungiamo. Ma almeno 300 like se lo prendo con la Pokéball, per piacere datemeli, perché. No, però mi sa che non ci entra. Però vedo 3 giri con la Mega Ball. 2, 3 con la. Cioè, 3 giri con la Mega Ball. 1 con la Pokéball. Tra poco se mi gioco la Ultra Ball forse ce la posso fare, no? 1? No. Qua stiamo rasentando le difficoltà, anche perché lui mi sta aprendo. Provo a tirargli la Ultra Ball, raga. Dai, per piacere. Dai, saresti la cattura migliore di sempre. Non ci credo, 0 giri con la Ultra Ball. 0 giri con la Ultra Ball e io non ho pozioni. E io non ho pozioni. Ho delle bacche arance, sì, ma cioè me le ficco su per il culo, sono inutili. Mega Ball, dai, ti prego, entraci. 1, 2, 3, 3, sì, preso in te, e ho anche il soprannome. Tia, questo è per te, lotta acqua, Pokémon vulcano. Io questa, Tia, la dedico a te, la dedico a te. Lo chiameremo Serena, lo chiamo Entai o Serena? Lo chiamo Entai, perché Serena l'avevamo già utilizzato come soprannome per il nostro Milotic. Entai, sono costretto, raga. Sono costretto per la forza dei meme. Oh, leggendario nel team. Statistiche ottime considerando che è un Pokémon leggendario. Perfetto. Oddio. La potenza. Ok, magnitudo 95 di precisione. Non avevo visto la potenza e ho detto minchia che schifo. Raga, leggendario nel team. Wow. Ora, non penso di aver esplorato tutto quanto al deserto. Uno strumento, una baccananas. Ecco come spegnere l'entusiasmo di uno youtuber. Con una baccananas tutto puoi, soprattutto, spegnere gli entusiasmi. Allora, esplorerò un po' meglio il deserto, ragazzi, magari. Anche per allenare un pochino i Pokémon. Leggendario nel team. Incredibile, ragazzi. Incredibile quello che è appena successo. Minimo 300 like per questa roba che abbiamo appena visto. Minimo 300 like, ragazzi. Per forza di cose, i capi metro magari li affrontiamo nel prossimo episodio. Per forza di cose, perché ragazzi abbiamo tirato troppo tardi con quell'Entei. Mamma mia, cos'è successo? Non ho parole, raga. Non ho parole. Detto ciò,
Io qui fuori dal centro Pokémon vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed e per ultimo, ma non per, importanza, non so fare le outro, rispondete alla domanda del giorno. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.